Bene, siamo qui con Davide Iacchetti, componente della Commissione Nazionale Disabili del Centro Sportivo Italiano e anche memoria storica del CSI per le attività disabili. Chiediamo a Davide l'importanza dell'attività disabili nel CSI e soprattutto l'importanza di queste manifestazioni. Allora, l'importanza più scontata è quella di permettere anche alle persone con disabilità di fare un'attività che in tutte le maniere è un'attività normale. Cioè per loro fare attività è fare il calcio, fare il basket, cioè si sentono assolutamente alla pari e uguali agli altri, al di là dei risultati tecnici. Questo è il valore fondamentale che il CSI vuole apportare. Per questo il CSI tende a non fare manifestazioni separate per persone con disabilità e persone senza disabilità, ma coglie tutte le occasioni per stare insieme, per far sentire che siamo tutti cittadini dello stesso mondo, ecco. Quindi si vuole andare oltre il concetto di integrazione per arrivare al concetto di normalità, normalità dell'attività. E quindi questo è importante, si sta diffondendo questa attività sempre di più, secondo me proprio perché c'è questa idea di fondo. Bene, adesso siamo qui a questo campionato regionale del CSI Lombardia di calcio 5, ma durante l'anno qual è l'attività nel calcio 5, ma anche nella pallavolo integrata, nel basket integrato? Qual è l'attività che questi ragazzi fanno? Beh, in Lombardia l'attività è comunque abbastanza diffusa. Per il calcio a 5 ci sono sostanzialmente due campionati, uno nel comitato di Bergamo e uno organizzato dal comitato di Cremona, ma che coinvolge Brescia e Mantova. La pallavolo integrata direi che è l'unico campionato territoriale esistente. Il problema del Covid quest'anno ha ridotto le squadre, erano 8, sono state solo 4, questo perché molte delle persone con disabilità sono ospiti in strutture e le strutture hanno chiuso le porte. Però c'è un campionato, e anche questo è il concetto fondamentale. Si fa un campionato, le partite di andata, ritorno, le trasferte, la pizza insieme. Tutto concorre a rendere tutto normale. Così anche per il basket integrato abbiamo un campionato interprovinciale che comprende Cremona, Brescia, Valle Camonica, Bergamo e Milano, e con 8 squadre, sempre con lo stesso spirito. Però non va dimenticato che si fa anche del tennis tavolo. Si fa anche dell'atletica leggera, anche questo è molto importante perché per esempio io ho visto nell'ultima prova regionale di atletica che sono aumentate le persone con disabilità che vengono con la loro squadra, dei loro amici non disabili, quindi non squadre speciali, ma atleti con disabilità nelle squadre di atletica di tutti. Perfetto, un'ultima velocissima domanda, se riesci a rispondere, visto che sono tanti anni che segui questi ragazzi, questi ragazzi, quelli che sono qua oggi, che stanno giocando in questo momento, come vivono questo momento anche di residenzialità, cioè il dormire fuori, lo stare insieme agli altri? È questo. Devo solo dire, Paolo, un piccolo dispiacere di non aver potuto fare quest'anno, domenica pomeriggio, la festa finale, perché gli altri anni i miei ragazzi venivano a casa con un entusiasmo infinito, perché erano lì premiati assieme a tutti, alla messa assieme a tutti, ballando insieme a tutti, perché questo crea comunità, solidarietà, questo crea la rottura di qualsiasi barriera. Quindi mi auguro che si continui
con le esperienze residenziali di cui la Lombardia è sicuramente all'avanguardia e che si ritorni a fare festa insieme. Sì, speriamo che il Covid ci consenta queste manifestazioni. Grazie a te Paolo, grazie.